Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Come avete notato nell'ultimo periodo sto andando abbastanza a ruota libera, cioè sto facendo spesso dei video fuori dal giorno canonico di pubblicazione video, sto andando un pochino così a braccio, sto andando a sensazioni perché ho deciso di cambiare un pochino delle cose, voglio fare video quando mi va, voglio fare video di cose che mi piacciono e se in futuro non usciranno giochi interessanti, piuttosto che portarvi giochi brutti, non porterò il video. È un piccolo cambiamento, però vorrei migliorare un pochino la qualità. Oggi, dicevo, sono nuovamente su Nauticrawl. L'avevo portato un po' di tempo fa e vi era piaciuto veramente tanto. Ora, iniziamo una nuova partita e facciamo una cosa veloce, insomma, così per cercare di capire. Ci troviamo su un pianeta, dobbiamo fuggire. E se non ve lo ricordate, ve lo riassumo io. Ci troviamo in questa sala di leve e bottoni, dove dobbiamo cercare di fuggire. Il gioco ovviamente prevede che noi moriamo numerose volte. Qua si va ad attivare l'energia principale, che attiverà la batteria. Noi accenderemo i sistemi e poi andremo ad attivare il motore. Lo facciamo immediatamente. La cosa più importante è accendere questo, che è il sistema operativo che ci consente poi di accendere il motore. Come vedete, stemma araldica sono tutti sistemi di riconoscimento. Quindi adesso noi andiamo ad accendere il pannello di navigazione. Quando saremo in grado di, appunto, possedere degli stemmi dell'araldica, insomma, le basi nemiche potranno autorizzarci a passare. Stiamo fuggendo, non si capisce se siamo sott'acqua, se siamo a contatto con il gas, so solo che questo modulo, come vi avevo detto anche nel precedente video, è anche il modulo Zeppelin, quindi potrà volare, dovremo lasciare il pianeta. L'unico modo è appunto rubare uno di questi cosi qui e andare. Abbiamo due serbatoi, stiamo usando il principale, con questo si passa da uno all'altro. Qua abbiamo il calore, questo ancora ignoro che cosa sia. Qua abbiamo la possibilità, vedete, di selezionare la potenza del motore e con questo invece l'iniezione di quanto carburante li buttiamo dentro. L'iniezione va a cambiare, vedete questa T che si allunga è il passo del nostro sottomarino. Sottomarino, io lo chiamo sottomarino, insomma, però stiamo navigando all'interno di un qualcosa di non meglio definito. Ipotizziamo un gas liquido. Qua in giallo vediamo quello che consumiamo come carburante muovendoci. Qua ci sono due tasti che sono lo zoom e qualcos'altro che non so, che ignoro. Ogni volta la mappa è diversa, e però l'inizio è bene o male simile, nel senso che andremo ad incontrare questo oggettino qui, contro il quale non dovremo schiantarci, onde evitare che scenda lo scafo. Però ragazzi, stiamo consumando un botto di cosa, di carburante. Non ho ben capito. Lo so, comunque stiamo consumando tanto. Abbiamo davanti a noi un oggetto, abbiamo una trasmissione radio che andiamo a ricevere subito. Rilevato accesso non autorizzato alle scuderie reali. Fuggitivo non è un pilota addestrato. Torturate chi non possiede un'araldica valida. Ok, perfetto, ci hanno già beccato. Accendiamo questo. Ignora messaggio radio. Ok, va bene, ignora. Accendiamo questo. Il netbook che viene caricato e poi lo lanciamo. Ok. Possiamo accedere ai registri di questa cosa che abbiamo captato. Io accedo prima di tutto al deposito, dove prendo del rifornimento carburante e una batteria che ci serviranno per eventualmente riempire il carburante quando sarà finito. Mostra ai registri recenti. Vediamo, segnalata unità senza stemma. Consapevole, abbiamo dato ordine a tutte le torrette. Ricevuto, dobbiamo bloccare il cancello principale. Non sanno nemmeno come usare il campo di occultamento. Non dureranno un minuto. Ok, stanno sicuramente parlando di noi. E andiamo ad aprire il cancello. Eccolo lì. Quindi parlano di un campo di occultamento. Io inizio già a scaricare un pochino il calore dell'ambiente.
Iniziamo a muoverci. Stiamo consumando veramente tanto carburante. Voglio capire come poterlo limitare. Allora, io voglio dargli un grande passo, ma voglio dargli il carburante minimo. Iniezione 10. Quindi ci mette più tempo a caricare. Ah, ok. Però, dobbiamo sganciarci. Pressione del motore è bassa. Beh, intanto sganciati. Ok. Pressione del motore bassa. Ok, allora diamogli questa. Ok, lì c'è già una torretta. Voglio vedere. No, non possediamo ancora nulla. I grandi muri che circondano il perimetro mostrano un cancello d'ingresso connesso a un punto d'accesso. È un po' questo tasto qui attiva una sorta di quei giochi testuali anni 80. Allora, lì c'è una torretta, ma io non voglio andarci addosso. Il carburante 1 è in riserva, quindi noi abbiamo una trasmissione radio. Andiamo a sentirla. Vecchio diceva la verità, il falò è reale. Tuttavia, ciò che ci attende è ancora un mistero. Il tuo rilevatore e la tua bussola ti indicano la strada. Non lasciare che i sacrifici di chi ti ha preceduto siano vani. Queste sono comunicazioni di chi è morto già, cercando di fuggire. Diceva che la mia bussola mi darà un'indicazione, però io onestamente mi sto girando, ma sulla bussola non vedo nulla. Vediamo se c'è qualcosa sulla bussola, ma non credo ci sia nulla. Allora, voglio dare un'occhiata. No, non c'è nulla. Andiamo da questa parte. Ah, stavo dicendo, vado, ignoro, vado su deposito e prendo il rifornimento di carburante tra poco. Adesso, eccolo lì un altro. Vediamo se. Voglio vedere se riusciamo a fargli una modifica. Attivo questo. Ok. Mannaggia, dobbiamo fare un saltino in avanti. Appena appena. No, ci hanno subito sgamati. Dobbiamo allontanarci dal punto di serbatoio vuoto. Passiamo subito al 2. Mannaggia, dovevamo metterci in occultamento. Occultamento però purtroppo non lo so gestire. Ovviamente una volta che il carburante finisce noi rimaniamo accesi finché dura la batteria. Questo tasto qui che non si apre adesso va ad aprirsi solo nel momento in cui la partita è ufficialmente finita. Adesso voglio. Ah, qua su fuori si vede qualcosa, ma sicuramente qui non c'è nulla. Si può passare lì? Vediamo se c'è qualcosa qui, ma la vedo dura. Scarichiamo l'aria calda. Ah, c'è un passaggio qua. C'è qualcosa anche lì. Voglio vedere che cos'è questo. Vediamo. Accendiamo questo. Ok, connesso, torre dei cristalli. Torre di cristalli, è impossibile leggere lo stemma del pilota, connessione chiusa. Ok, non parla con noi perché non abbiamo abbastanza. Non abbiamo uno stemma valido. Peccato. Allora, adesso quello che voglio fare è provare ad andare in questa torretta qua. E qua non dovrebbe rilevarci. Però questa sì. Quindi voglio spostarmi da qua. Ok, dovremmo beccarla questa. Quindi accendiamo network occupato. Ah, è ancora connesso di là, ok. Proviamo così. Nessun aggancio network. Devo fare un passo avanti, ok. Vediamo se c'è qualcosa qua che aggancia. No. Allora, a questo punto stiamo finendo il carburante, quindi io torno all'1, vado al deposito, prendo il rifornimento di carburante e lo utilizzo. Quindi vedete che ci va a ricaricare il carburante.
A questo punto io onestamente non so come funzioni. Noi siamo andati da lì, proviamo ad andare di là. Provo ad attivare l'occultamento. Però mi consuma una barca di batteria ogni volta. Quindi vorrei risparmiare un po' di energia. Forse qua siamo salvi. Ok. Spengo, spengo, almeno riusciamo a ricaricare. Il livello della batteria mi dice che è critico, ma in realtà non è un problema perché la stiamo ricaricando. Ullu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 l
Andiamo. Ok, direi che possiamo riaccendere questi che sono molto importanti. Ho spento il sistema operativo. Questi non so onestamente cosa siano. Ma anche... No, a dire la verità, anche questo non so cosa sia, ma... Ah, la comunicazione. La comunicazione che abbiamo con la torre dei cristalli e balevari. Questo non so cosa sia. Matrice di nonni non in fase di accumulo. Va bene, dai, spingi che... Ok, piano piano. Buono, buono. Andiamo di là. Boia mondo! C'è anche una... Passo indietro, passo indietro, passo indietro. No, facciamo un passo avanti. Abbastanza veloce perché qui c'è un qualcosa che ci insegue. Quello lì è cattivissimo. Quindi sembra anche il simbolo di Ultima Online. Niente, fuggiamo. Questo è un emblema di quello che è Indie Gameplay Ita, un emblema del gioco di nicchia. È un emblema di quello che a me piace. Perché quando mi mettete davanti a delle leve, dei tasti, degli indicatori, dei gouges, come si definiscono, io impazzisco. È un feticcio che ho da quando sono piccolo. Eccolo lì un altro. Però questo qua. No, no, no. Craccalo. Torretta, impossibile leggere lo stemma. Ok, niente. Questa ci frega, ci frega, ci frega. Dobbiamo, allora, dobbiamo fare la benza. Quindi rifornimento. Usa. Ok. Adesso voglio fare una cosa. Voglio fare una cosa. Perché poi si può anche shiftare la batteria, ma non ho ben capito come funziona. Comunque. Però già senza questo. Allora, vediamo se riusciamo ad andarcene senza farci vedere. Devo spegnerla. Che cacchio, abbiamo tutto spento, quindi non vediamo niente, non vediamo niente, non vediamo niente. Niente, fuggi, fuggi, sciocco, fuggi. Abbiamo lo scafo al 56%. Dobbiamo andarcene. Fuggi. Di là. Fuggi. Fuggi per Dio. Via, 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 via. Ok, siamo quasi salvi. Quasi perché... Di là vedo qualcosa, c'è una piovra di terra, quindi mi fa pensare che non siamo sott'acqua, ma siamo sulla terra. Integrità dello scafo è critica, infatti stiamo per esplodere, là c'è anche una X. A breve porremo fine alle nostre sofferenze, finiremo di tribolare pure noi. Continua a darci problemi di caricamento. Ma... Occultati. Ma ci continua a vedere. 17% di scafo. Non riusciamo a fuggire, non riusciamo a fuggire. Intanto si è anche danneggiato, come potremmo vedere qua, vedete, difettoso. I vari indicatori, i vari schermi,
si possono danneggiare e hanno bisogno di un kit di riparazione proprio per funzionare. Quindi spegni, spegni. Io ti dico che te li amo in tempi brevi. No, fuggendo proprio a gambe levate. Ma continua a muoversi in quel modo lì che non ci dà speranza. C'è anche una spia rossa qui che piova di terra. Ok, in questo momento ci hanno abbattuto e a questo punto si aprirà il tastino qui che ci permetterà di concludere la nostra avventura certificando la nostra morte, il motivo della morte e il numero di prigionieri che eravamo, siamo stati in vita. Eravamo il lavoratore 576, non prigioniero, deceduto a causa di un'espulsione registrata, integrità dello scafo compromessa permanentemente. Nuovo segnale di recupero intercettato da un'unità nautica rubata. E così finisce. Questo era un altro gameplay rispetto a quello che vi avevo fatto tempo e tempo fa, di un gioco che è veramente, veramente molto, molto interessante. Ed è la vera incarnazione dell'indie al giorno d'oggi. Per concludere, il gioco lo trovate a un prezzaccio di 12,49 € in italiano, ovviamente solo per appassionati. Alla prossima, e spero di avervi fatto cosa gradita con questo video in più. Alla prossima, e ciao ciao.